Ci occupiamo adesso di queste temperature attese proprio per le prossime 48-72 ore. Si parla di temperature insolite, sono attesi anche 20 e più gradi in alcune regioni nello specifico, ma poi c'è dell'altro, c'è uno studio di Legambiente che ha denunciato molti morti in 10 anni per eventi climatici estremi. Vogliamo parlare di tutto questo nei prossimi minuti con Gianni Messeri, che è climatologo del CNR, nostro ospite stamattina. Grazie anche per la sveglia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere con voi. Per noi è un piacere averla. Allora, partiamo dal breve termine, quindi i prossimi giorni. Noi fino a qualche giorno fa avevamo visto la neve addirittura in alcune città, eppure adesso pare che anche fino a Capodanno, ma ci dirà lei fino a quando, farà un po' più caldo. Sì, farà in effetti molto più caldo, perché in arrivo questo vasto campo di alta pressione di matrice africana che interesserà la nostra penisola, gran parte dell'Europa, e chiaramente porterà delle temperature veramente molto insolite. Il dato sarà particolarmente forte, particolarmente anomalo per quanto riguarda le zone di montagna, perché qui non ci sono nebbie oppure altre forme di nubi che possano un po' attenuare l'ondata di caldo, e i valori termici potranno raggiungere anche 15, forse anche 16 gradi in zone montuose collocate intorno ai 1500 metri. I valori più alti sono attesi proprio tra la fine dell'anno, quindi la giornata del 31 e il primo, e si manterranno su valori piuttosto elevati anche nei primissimi giorni del 2022. Ecco, la domanda è: questa anomala, diciamo, ondata di caldo a dicembre è un po' il segno dei tempi? Cioè, ci sono tutti quei problemi che ormai conosciamo, inquinamento, riscaldamento globale, oppure qualcosa che sarebbe potuto capitare lo stesso? Allora, bisogna distinguere come configurazione, ritengo che pur essendo un tipo di configurazione non comune, si sia verificata anche negli anni passati, quindi non sia un qualcosa che la cui ricorrenza tende ad aumentare, almeno dagli studi fatti finora. Il problema è che quando si verificano queste strutture che tendano già di per sé a determinare valori termici molto elevati, ecco, il cambiamento climatico sicuramente ci mette in rincaro e quindi fa saltare tutti quei record che erano stati raggiunti nel passato quando si erano verificate situazioni simili. Allora, abbiamo accennato anche in apertura, Messeri, della questione legata al rapporto di Legambiente, no? Una testimonianza di come dal 2010 in Italia siano stati registrati 264 morti per meteo avverso. È sempre però interessante provare a capire quanto sia colpa del meteo e quanto invece di edifici, infrastrutture non adatte appunto a resistere a eventi climatici un po' più complessi, articolati del normale, vero? Sì, sì, questa distinzione va sicuramente fatta. Il nostro territorio sicuramente è un territorio particolarmente vulnerabile, quindi necessita di attenzioni. Da parte mia posso parlare dell'aspetto climatico, sul quale mi sento naturalmente più preparato. Per quanto riguarda questo aspetto, quello che da tanti anni e anche quest'anno tra la COP e il report dell'IPCC è stato precisato è che la tendenza dei cambiamenti climatici non ci dà certo una mano. Il tentativo di contenere il riscaldamento nei prossimi anni entro una determinata soglia è proprio dovuto al fatto che le previsioni sono di un aumento di questi fenomeni intensi e avversi, e quindi il rischio di avere danni importanti se non facciamo qualcosa per contenere i cambiamenti climatici è un rischio direi assolutamente concreto. Ecco, facendo insomma tutti gli scongiuri del caso, che queste sue parole possono essere ancora, per quanto non lo abbiamo già fatto, da monito, per quanti di noi non si sono ancora convinti, speriamo ancora pochi. Grazie davvero a Gianni Messeri del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ci risentiremo presto, intanto buon anno anche a lei. Grazie, contraccambio gli auguri a tutti gli ascoltatori e un saluto a tutti.